Questo programma è presentato da Candy, perché da 70 anni Candy sa come si fa. Sono Molly B, mi piace cucinare e anche sperimentare e ogni tanto faccio qualche pasticcio. Questa volta è tutta colpa degli antociani. Sapete cosa sono? In cucina può capitare di fare dei pasticci, sporcare grembiuli, tovaglie, tovagliette, soprattutto quando si usano i frutti rossi come le ciliegie. Mi viene in mente che quando ero piccola mia mamma mi sgridava se mi macchiavo un indumento proprio con le ciliegie o con le fragole e sosteneva che la macchia non sarebbe andata via fino alla fine della stagione. Forse perché doveva lavarla tante tante volte. E anche oggi ho sporcato un grembiule e ho fatto un pasticcio. Ma ne valsa la pena, perché ho fatto un ottimo dolce alle ciliegie. Come ho fatto? Ho tagliato le ciliegie a metà e tolto i noccioli. Ho preso una piccola pirofila da forno. Ho posizionato le ciliegie sul fondo. Le uova, lo zucchero e la farina, mescolando il tutto fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Ho inciso la vaniglia e grattato il contenuto della bacca. Ho mescolato. Ho versato il contenuto nella terrina. Ho infornato a 180 gradi per 20 minuti. La nonna mi diceva sempre: Monni, in cucina il grembiule deve essere bello pulito. Per togliere le macchie difficili lo puoi far bollire con acqua e limone. Mentre un tempo ci voleva una stagione per eliminare una macchia di ciliegia, oggi in un'ora abbiamo un capo smacchiato, lavato ed asciugato. Grazie alla tecnologia che oltre a lavare ed asciugare ci garantisce un pretrattamento con acqua e detergente. Si può capire usando il ferro da stiro se un indumento nel lavaggio stringerà? Certamente, basta prendere due panni bianchi, metterlo in mezzo, stirare e se perderà colore assolutamente lo dobbiamo lavare a mano. Le macchie dei frutti rossi non sono solo un nemico da sconfiggere, ma anche un indicatore di proprietà per il nostro corpo. Gli antociani, infatti, sono i pigmenti non nocivi antiossidanti che ci sono nei frutti rossi. Buono a sapersi! Da 70 anni Candy sa come si fa. Vieni a trovarci a casa Candy fino al 30 giugno in via San Marco 1 a Milano.